Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura della cronaca giudiziaria proseguono le indagini sulla maxi inchiesta riguardo le presunte gare d'appalto truccate della ASL di Pescara. Oggi è stata nuovamente interrogata Luigia Dolce, coordinatrice della cooperativa La Rondine di Lanciano. Nell'inchiesta è coinvolta anche la politica. Gli ultimi sviluppi nel servizio di Giuseppe Dintino. 3 ore e mezza di interrogatorio in cui Luigia Dolce ha risposto alle domande dei PM Sciarretta e Benigni. Potrebbero presto esserci nuovi sviluppi nell'inchiesta sugli appalti truccati della ASL di Pescara. La Dolce, che nella cooperativa La Rondine di Lanciano ricopriva il ruolo di coordinatrice, nell'interrogatorio di garanzia si era limitata a confessare quanto contenuto nella misura cautelare disposta dal GIP Colantonio, riferendo sulle tangenti che il presidente della cooperativa, Domenico Mattucci, avrebbe consegnato a Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Psichiatrica della ASL, morto suicida in carcere il giorno stesso del suo arresto. Oggi però i PM hanno chiesto conto alla Dolce di quanto confessato da Mattucci la scorsa settimana, il quale da una parte ha tirato in ballo il direttore generale dell'azienda sanitaria Vincenzo Ciamponi, che ha prontamente smentito di aver ricevuto soldi, regali o promesse da Trotta. Dall'altra parte Mattucci ha aperto il filone politico dell'inchiesta. Trotta, infatti, già candidato con Fratelli d'Italia alle scorse elezioni regionali, secondo Mattucci aveva in programma una scalata all'interno del partito e parte del denaro ricevuto avrebbe dovuto portarla a Roma. L'inchiesta quindi scavalca i confini regionali, arrivando fino ai palazzi della capitale. Si attende ora il risultato della perizia informatica sul cellulare di Trotta, che potrebbe fornire ulteriori elementi agli investigatori. Nel frattempo l'ASL, con una delibera firmata dallo stesso Ciamponi, ha annullato il contratto d'appalto incriminato da 11 milioni di euro. Incontro a Roma stamani per il presidente della regione Marco Marsiglio con il ministro per il Sud Mara Carfagna e il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. Sono 160 milioni messi a disposizione per rilanciare le attività nei territori colpiti dal sisma. Vediamo. Si è tenuta oggi la prima riunione del contratto istituzionale di sviluppo convocata dalla ministra Mara Carfagna con il commissario alla ricostruzione Legnini. Sono 160 milioni, 100 dal bilancio dello Stato e 60 da quelli della ricostruzione, per avviare un programma di rilancio delle attività sociali, turistiche, economiche, paesaggistiche del territorio colpito dal sisma. Non solo è necessario ricostruire le case, bisogna ricostruire la vita civile, la vita economica, la vita culturale del territorio per renderlo attrattivo ed evitare che queste case possano rimanere desolantemente vuote. Abbiamo ringraziato il Ministro per la tempestività con la quale ha riunito questo tavolo. Nei prossimi giorni ci confronteremo con i comuni, con le associazioni, con il territorio per fornire entro il 1° giugno al Ministero le nostre schede progettuali, le proposte che arriveranno dal territorio. L'obiettivo è entro il mese di luglio e quindi entro l'estate arrivare al CIPE per approvare il contratto, mettere così in campo sin dalle settimane immediatamente successive, non più tardi di quest'autunno, le risorse necessarie per dare vita a questi progetti e continuare nel rilancio del territorio. Attende di essere calendarizzato in Parlamento il progetto di legge per evitare la chiusura dei cosiddetti tribunali minori, in particolare in Abruzzo quelli di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Ne ha parlato il primo firmatario, il consigliere regionale Angelo Sante. L'Abruzzo riaccende i riflettori sul rischio di soppressione dei tribunali che non si trovano nei capoluoghi di provincia, i cosiddetti tribunali minori. La proposta di legge al Parlamento nazionale di iniziativa legislativa riguardante questo tema rappresenta in questo senso la chiave di volta a tutela dei presidi giudiziari di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Il progetto però necessita l'approvazione da parte delle Camere. La legge ad oggi è in attesa di essere calendarizzata e quindi discussa in uno dei rami del Parlamento. Il costo per tenere aperti questi presidi sarà a carico delle regioni e dei comuni, fatta eccezione dei giudici e del personale del Ministero di Grazia e Giustizia. A fare il punto il consigliere regionale della Lega, Simone Angelo Sante. Già l'anno scorso il Consiglio regionale d'Abruzzo ha votato all'unanimità una mia proposta di legge alle Camere che prevede, utilizzando una scala
scappatoia che è presente nell'attuale legislazione, che si possono tenere aperti i tribunali. Io non li chiamo minori perché sarebbe riduttivo, il tribunale di Avezzano non è per niente minore rispetto a quello dell'Aquila in quanto a cause e in quanto ad attività e al lavoro, e diciamo i tribunali non sede, che non hanno sede in capoluogo di provincia, che sono Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Questa legge è attualmente in attesa di calendarizzazione, nel senso che il Consiglio regionale l'ha approvata, la legge che è stata fatta con la collaborazione degli ordini professionali forensi, c'è stato nel processo di formazione della legge un'ampia discussione e sono orgoglioso perché la legge peraltro è stata approvata all'unanimità, non ne abbiamo mai voluto fare una questione politica perché avrebbe indebolito la legge. Attualmente abbiamo un governo di come dire, dove sono presenti tutte le forze politiche, le stesse che hanno votato quella legge a livello regionale, quindi io mi auguro che al più presto la legge venga calendarizzata. Nel caso dovesse diventare legge dello Stato, sia la regione ha già predisposto un impegno economico, ma anche tanti enti locali hanno dato la propria disponibilità, quindi noi otterremo che non vi sarà la chiusura di questi tribunali, diciamo non provinciali, e che potranno continuare ad operare normalmente. Ed ora il bollettino Covid, 177 nuovi casi e 6 decessi in Abruzzo nelle ultime 24 ore, ancora in calo i ricoveri, vediamo il servizio. Sono 177 nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, un aumento rispetto agli 81 di ieri, ma resta sostanzialmente immutato il tasso di positività sui test analizzati, il 2,3% rispetto al 2,2 di ieri, visto che i tamponi processati sono 7.690, di cui 4.962 molecolari, 2.728 antigenici. I 177 nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 98 anni, e portano il bilancio totale delle persone contagiate dal coronavirus a 70.783 dall'inizio dell'emergenza. Circa la ripartizione tra province dei nuovi casi, sono 56 quelli registrati nel Chietino, 52 nell'Aquilano, 42 nel Teramano e 22 nel Pescarese. Per 5 sono ancora in corso verifiche sulla provenienza, mentre non ci sono nuovi casi da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.391, coi 6 nuovi casi registrati, di cui 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti. Del totale odierno, un caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Continua a scendere il numero dei ricoverati, sono 42 in terapia intensiva, meno 3 rispetto a ieri, con un nuovo ingresso. Sono 389 quelli ordinari, meno 11 rispetto a ieri. 8.125 sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza della ASL, meno 44 rispetto a ieri. Aumentano i dimessi guariti di 229 unità, sono 59.926, e questo fa scendere il numero degli attualmente positivi a 8.556, meno 58 rispetto a ieri. E arrivano i vaccini in Abruzzo. Sulla sicurezza dei sieri abbiamo ascoltato il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare test Covid-19 dell'Università di Chieti. Paolo Renzetti. Professor Stupia, si parla tanto di vaccini, finalmente la campagna vaccinale sta decollando, ma molti hanno ancora un po' di timore su questi vaccini, sono sicuri? Sì, assolutamente sì, c'è stato pochi giorni fa un report molto dettagliato dell'AIFA che ha fatto vedere che gli effetti secondari di questi vaccini sono minimi, che il rischio è molto basso, addirittura il rischio di reazioni anafilattiche è inferiore ai vaccini comuni, quelli per l'influenza eccetera, per cui a fronte di una situazione in cui continuano a morire più di 300 persone al giorno per il Covid, francamente parlare di effetti collaterali gravi in un caso su un milione di vaccinati fa pendere
il peso della bilancia decisamente a favore della vaccinazione. Quindi i cittadini abruzzesi possono stare tranquilli, possono essere tranquilli quando vanno a vaccinarsi? Assolutamente sì, allora la vaccinazione a rischio zero non esiste, ma in questo caso in particolare sono stati fugati tutti i dubbi legati al fatto che erano stati immessi sul mercato molto velocemente. Noi adesso abbiamo dei dati straordinari su milioni di casi e ripeto, gli eventi avversi gravi sono molto pochi. Poi se come evento avverso dobbiamo mettere il dolore alla spalla, allora è un altro paio di maniche, ma eventi avversi gravi sono veramente pochi. Professor Stupia, la sicurezza va bene e invece per quanto riguarda la copertura di questi vaccini contro il Covid, quali sono le percentuali? Perché anche qui si è generata nei giorni scorsi un po' di confusione. No, no, noi stiamo studiando molto, allora si comportano in maniera diversa, per esempio Pfizer già dopo la prima dose nella maggior parte dei casi dà presenza di anticorpi, AstraZeneca apparentemente dà meno presenza di anticorpi, poi però andando a vedere le cellule della memoria che sono quelle più importanti, cioè quelle che si ricorderanno del contatto con il vaccino e produrranno anticorpi contro il virus, abbiamo visto che tutti i vaccinati che noi abbiamo studiato la memoria immunologica ce l'hanno. Ora il problema sarà vedere quanto tempo dura e quindi bisogna seguire tutto quanto il percorso. Bisognerà vaccinarsi di nuovo il prossimo anno? Ah, quello assolutamente sì, è un po' come per l'influenza, anche perché non dobbiamo dimenticare che le varianti continuano a esserci, adesso c'è molta preoccupazione per l'India. Qualora dovesse uscire fuori che alcune di queste varianti scappano alla protezione dei vaccini, dovremmo fare nuovi tipi di vaccini. Dovremmo abituare a vaccinarci ogni anno probabilmente. E professore, probabilmente per chiudere dovremo abituarci a portare ancora per parecchio tempo le mascherine? Sì, 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 deve essere chiaro che anche i vaccinati non debbono sentirsi totalmente protetti, eh. Non c'è, diciamo che si abbatte quasi totalmente il rischio di malattia grave, ma la possibilità di una lieve infezione che poi permetta di infettare a sua volta una persona non vaccinata c'è, quindi ancora un po' di pazienza, mascherine, distanziamento sociale, lavaggio delle mani, tanto incominciamo a essere abituati dopo un anno, continuiamo con queste buone norme. E a Chieti file per le vaccinazioni con il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Sara Marcozzi, che chiede la rimozione del DG della ASL di Lanciano Chieti Vasto Shell. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle, per bocca del capogruppo in Consiglio regionale Sara Marcozzi e della consigliera Barbara Stella, muove delle critiche alla gestione della campagna vaccinale da parte della ASL di Lanciano Chieti Vasto, con la richiesta di rimozione per il direttore generale Shell a causa delle file all'esterno del Palasport dell'Università D'Annunzio di Chieti per gli utenti che devono vaccinarsi. Beh, purtroppo questa fila delle vaccinazioni non è un evento isolato, perché già a cominciare dall'anno scorso, dalle lunghe attese per i tamponi, sia per l'effettuazione del tampone che per il risultato del tampone, queste file, la PET TAC penso a Chieti che non viene acquistata, a Guardia Grele anche ci hanno segnalato delle stranezze, diciamo così, sulle modalità di chiamata delle persone da vaccinare, questa è l'ennesima conferma che evidentemente la direzione della ASL non è adeguata a dirigere una ASL. Ho avuto modo di visionare queste file, visionare due giorni fa le file nella sede centrale, diciamo così, di Chieti, dell'ex ospedale, stessi problemi, non c'è una numerazione per entrare, le persone restano accalcate ad aspettare come dire, all'interno di locali chiusi e poco areati. E sono stata, ho avuto l'opportunità anche di accompagnare mia nonna novantenne a Pescara a fare il vaccino. Siccome l'ho accompagnata, io ho fatto tutto il percorso interno, dal momento in cui siamo scese dall'auto al momento in cui siamo risalite sull'auto, compresa l'attesa di 15 minuti per l'eventuale reazione al vaccino, noi abbiamo impiegato 45 minuti. Dipende da chi organizza, purtroppo, e a Chieti è organizzato male, a Pescara ho visto che è stato organizzato bene, per cui la campagna di vaccinazione tutto sommato con gli strumenti tanto criticati del Ministero funziona quando chi la deve attuare lo sa fare.
Sono giorni che ci pervengono queste segnalazioni. Ieri la situazione era ancora di nuovo insostenibile, sono venuta di persona a controllare e c'erano cittadini veramente esasperati. Ho denunciato la situazione, ho anche detto che bisognava trovare una soluzione, presenterò anche un'interrogazione per capire dove ci sono stati i problemi. Ci sarebbero altre strutture, il Comune le ha messe a disposizione, ha dato tutta la sua disponibilità. Io credo che il direttore generale Shell debba collaborare. Avete chiesto un'interlocuzione con il direttore generale? Ma noi diciamo che sono mesi che chiediamo, che abbiamo chiesto di parlare e di incontrare il direttore Shell. A me il direttore Shell non risponde neanche agli accessi agli atti. Ho dovuto depositare degli esposti in procura. Gli anziani della casa di riposo De Benedictis di Teramo potranno tornare a incontrare e abbracciare i propri familiari in totale sicurezza. Infatti è stata appena installata una stanza degli abbracci, una struttura con pareti di plastica donata dalla CGIL e dal Sindacato dei Pensionati di Teramo, un'iniziativa che regalerà sorrisi e serenità ai più fragili. Tania Bonici Castelli. Vivere in una casa di riposo in tempo di Covid è particolarmente triste per gli anziani e i disabili ospiti di queste strutture. L'impossibilità di contatti personali con i propri familiari li costringe ad un isolamento che ha poi ripercussioni sulla loro salute. Per questo la CGIL di Teramo e lo SPI, il sindacato dei pensionati, hanno deciso di donare una stanza degli abbracci alla casa di riposo De Benedictis di Teramo. La stanza, progettata e realizzata con pareti di plastica, consentirà agli anziani della residenza di poter tornare a vedere ed abbracciare i propri cari senza rischi di contagio e in totale sicurezza. Abbiamo verificato che da almeno un anno le persone anziane, quindi i nostri genitori, i nostri nonni, a causa del Covid non hanno potuto incontrare i loro cari, i loro familiari, e questo ha creato disagio e sofferenza in tanti di loro. Ed ecco che come CGIL, come sindacato dei pensionati della CGIL, abbiamo deciso di donare una struttura, appunto la casa degli abbracci, per dar modo agli ospiti di questa casa di riposo di incontrare i propri familiari e i propri affetti. Non solo qui a Teramo, abbiamo in programma un'altra consegna nei prossimi giorni su Giulianova. Il nostro obiettivo è quello di dare un po' di tranquillità, di regalare qualche gioia, ma soprattutto di offrire e poter generare delle emozioni positive. La stanza degli abbracci, soluzione approvata e sollecitata dal Ministero della Salute, regalerà un sorriso, un supporto affettivo, un istante di serenità ai fragili della residenza teramana in un momento difficile come quello attuale. La casa di riposo De Benedictis di Teramo è una struttura che consente di ospitare fino a 200 persone tra autosufficienti e allettati. Durante la pandemia però i ricoveri si sono di molto ridotti, come spiega la responsabile dell'ASP 1 Elisabetta Cantore. Allora, questo anno di pandemia è stato un anno duro, molto duro sotto ogni profilo. La De Benedictis ha una capacità di ricovero che si aggira intorno ai 200 ospiti. In questo momento siamo di molto sotto, abbiamo ripreso con gli organi e con i ricoveri, però riportare i ricoveri ai numeri pre-Covid è faticoso. Il Comune di Città Sant'Angelo ha affidato il centro direzionale all'interno dell'Ibisco alla partecipata Ambiente S.p.A. che si occupa dell'igiene urbana nel territorio angolano. In futuro potrà essere a servizio dell'intero territorio vestino. Alfredo Primante. Con la consegna delle chiavi dalle mani del sindaco Perazzetti a quelle del presidente di Ambiente S.p.A. Papa, è stato ufficializzato l'affidamento in gestione del centro direzionale dell'Ibisco di Città Sant'Angelo. La partecipata comunale che si occupa dell'igiene urbana nel territorio angolano ha stipulato un contratto di rent to buy biennale da 35.000 euro, al termine del quale Ambiente potrà esercitare l'opzione di acquisto dell'immobile. L'edificio è destinato a diventare il quartier generale della società,
ma anche un punto di riferimento per l'intero territorio vestino. È una duplice veste questa cessione, la prima di rigenerazione urbana, era una struttura oramai in disuso da tantissimi anni all'interno del centro Ibisco, che era comunque in una situazione di non decoro da tanti anni e che noi stiamo provando a riportare in auge. Dall'altra parte una centralità che ambiente prende su tutta l'area vestina, quindi non solo per Città Sant'Angelo. Ed ecco perché questo deve servire come punto di partenza per ampliare il progetto ambiente anche nell'area vestina. Da questo punto di vista ambiente potrebbe diventare quello che è Ecoland e Po per l'area frentana. Ambiente deve assolutamente assurgere a quel ruolo lì e deve soprattutto prendere, essere protagonista soprattutto con l'impiantistica. A cosa servirà questo centro? Questo centro servirà sostanzialmente a diventare la base logistica dei nostri mezzi, dei nostri uomini, delle strutture di back office per l'utenza e quindi per migliorare il servizio su tutta l'area della città, di Città Sant'Angelo, e nel futuro potrà sicuramente diventare il centro di gestione per altri comuni soci che volessero affidare il servizio ad ambiente. Apriamo ora la pagina dello sport. Serie B, il pareggio di ieri contro l'Entella sa di condanna alla C per il Pescara. L'allenatore Grassadogna però non demorde. Il Pescara dice deve crederci e lottare finché la matematica lo consentirà. Ascoltiamolo. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, forse anche di più. Certamente il primo tempo siamo stati un po' condizionati. Certamente chi sblocca la partita poi ha un vantaggio enorme, però fino alla fine hanno dato tutto quello che avevano e peccato averla pareggiata alla fine, ma le occasioni le abbiamo avute anche importanti, però certamente, ripeto, il campionato non è finito, bisogna andare a vincere a Cosenza e ci proveremo con tutte le nostre forze. Se siamo lì in fondo qualche lacuna ce l'abbiamo a livello caratteriale, però ripeto, io ho il dovere fino in fondo, fino alla fine, di cercare di scuotere la squadra in tutto e per tutto e di crederci fino alla fine, finché la matematica non ci condannerà. Tutti sapevamo e sappiamo che questa partita dovevamo portarla a casa, dovevamo andarci a prendere la partita, cose che abbiamo fatto al secondo tempo fino alla fine, anche non avendone più, anche perdendo magari riferimenti, abbiamo rischiato qualche volta delle ripartenze dove loro potevano punirci e magari avessimo avuto un po' più di serenità nel primo tempo a giocare la palla invece pesava e siamo stati lenti nel giro palla e non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto anche l'occasione per sbloccare nel primo tempo, magari poi diventa un'altra partita, però ripeto, è normale che io ho le idee chiare su tutto, nel bene e nel male. Conosco questa squadra e mi tengo le negatività cercando di spronarli, ripeto, come ho detto prima, fino in fondo, ma cercando di salvaguardare ancora queste quattro partite per assolutamente giocarcela fino alla fine con i nostri limiti. Ultimi 90 minuti della stagione regolare in Serie C con il 38esimo turno, tutto alle ore 20:30 di domenica, e col Teramo che cerca il piazzamento al settimo posto per avere la garanzia del primo turno in casa. Ma i destini del diavolo passano anche dai risultati di Foggia e Palermo. Facciamo il punto con il servizio di Jacopo Forcella. Una miriade di combinazioni per stabilire chi tra Foggia, Palermo e Teramo uscirà dai 90 minuti dell'ultima di campionato con il piazzamento migliore. Perché il girone C domenica sera emetterà i verdetti definitivi una volta arrivato il triplice fischio della giornata numero 38. Su tre campi si gioca una piazza, la settima appunto, che garantisce il primo turno tra le mura amiche, così come al Liberati di Terni, la formazione dominatrice del torneo e già promossa in Serie B, incrocerà le spade con la Juve Stabia ancora in lotta per la quinta piazza. Ma tornando al Teramo, i biancorossi dopo il pari di Avellino riceveranno la visita di una Viterbese a quota 40 e che ha poco o nulla da chiedere ancora alla propria stagione, solo che sulla panchina avversaria ci sarà quella Genore Maurizi, grande ex del match che nel 2019 con l'avvento della gestione Iachini sperava di poter conservare quel posto che andò poi a Bruno Tedino qualche settimana dopo. Il diavolo a 49 punti, a meno uno dalla coppia Foggia-Palermo, deve fare bottino
piano e sperare nei risultati degli altri due scontri. Quello più difficile ce l'ha certamente il Foggia, che allo Zaccheria, con parecchi problemi di formazione, riceve la visita del Catania, che a pari punti con la Juve Stabia battaglia per la quinta posizione, con gli Etnei in vantaggio negli scontri diretti con le Vespe. I Satanelli di Marchionni, reduci dalla debacle del Menti di Castellammare, hanno il migliore piazzamento attuale, perché è avanti al Palermo sempre negli scontri diretti, ma non sarà facile difendere la posizione, cosa che invece sembra compito più agevole per il Palermo, che come il Teramo ha un match contro una squadra, la Virtus Francavilla, già salva, e che comunque vadano le cose non potrà migliorare la propria stagione. Il centravanti Luca è in fase di recupero, Filippi con 3 punti sa già che finirà davanti al Teramo, che potrebbe essere accoppiato proprio col Palermo qualora vincesse e i rosanero non perdessero, e qualora il Foggia non dovesse fare bottino piano tra le mura amiche. Poi ci sarà da capire dove il Teramo, che in vantaggio con Foggia e Palermo negli scontri diretti, affronterà la prima gara. Se invece le avversarie dovessero tutte vincere, ecco allora che per i biancorossi ci sarebbe certamente il turno in trasferta con Catania o Juve Stabia. Tutto in 90 minuti dunque, col Teramo che sarà privo dello squalificato Trasciani e certamente anche di Diakité in difesa. Rientra Tentardini dopo i 3 turni di squalifica e torna ad occupare la fascia mancina, mentre a destra potrebbe essere confermato Piacentini, ma a quel punto ci sarebbe spazio per l'esordio del giovane Bellucci. Oppure si potrebbe tornare ad un assetto tradizionale, con Vitturini a destra e la coppia Piacentini-Soprano al centro. A centrocampo invece Paci ritrova Santoro con Arrigoni, che deve però stare attento ai cartellini perché in diffida, come Mungo e lo stesso Vitturini. Tutto prima della serata che darà i verdetti conclusivi di un campionato dominato dalla Ternana e che vedrà nella post-season le 28 partecipanti, con l'11esima del girone B che andrà a comporre il lotto delle pretendenti al quarto slot per la categoria. Ed ora la Serie D, con il recupero di Agnone, è finita 1-1 tra Olimpia Agnonese e Pineto, tutto nel primo tempo, vantaggio dei molisani con Barbato, pari di Minnozzi per la squadra di Pomante, Pineto che perde una ghiotta opportunità per prolungare il suo ottimo momento e deve accontentarsi appunto di soltanto un pareggio. Il servizio. Dopo oltre un mese di stop riprende il cammino dell'Olimpia Agnonese, la cui ultima apparizione risale al quarto pareggio stagionale ottenuto nel derby del Ditella lo scorso 21 marzo. Al Civitella si presenta il Pineto di Pomante, avversario scorbutico che sta risalendo gradualmente la classifica. Ricordiamo gara appartenente al programma dell'11esima d'andata. Arbitra il signor Matina della sezione di Palermo. A dire la prima sono gli abruzzesi. Mininkleri non coglie i risultati del suo tiro. Dopo il regalo del terzino avversario Bartoli, Caputo riesce a bloccare. I Granata pungono alla prima vera occasione, Bartoli dalla destra per Barbato, piattone destro di potenza e precisione, nulla da fare per Mercorelli, 1-0 per l'Olimpia Agnonese che ne approfitta per tallonare gli ospiti. Amaia illumina Tankulic, non è una cattiva idea, peccato per l'esito dell'azione, buon momento per i locali che al 21esimo manovrano con Tankulic, Amaia fa capolino sul secondo palo, disimpegno ordinario per Mercorelli, non sta a guardare il Pineto che sul cambio di fronte con Minnozzi all'interno dei 16 metri fa tremare la traversa, Caputo battuto. Il pari è soltanto rimandato di un minuto. Mininkleri la carezza per Minnozzi, il cui destro clinico centra l'angolino per il gol dell'1-1. Alla mezz'ora Agnonese il cross è per Amaia che interviene in maniera scomposta a giudizio del direttore di gara che fischia il fallo in attacco. Di nuovo minacciosi gli uomini di Pomante al 38esimo, corner dalla destra, Mininkleri, Salvatori non ci arriva per questione di centimetri. Con un gol per tempo le due squadre raggiungono l'intervallo, al lavoro in regia Antonio Di Perna, siamo all'ottavo della ripresa, granata offensivi con il terzino da Costa e la sua diagonale, privo di un epilogo eccellente. Minuto seguente i padroni di casa non sfruttano efficacemente una ripartenza, Barbato vede ben assestato Sapone che non imprime forza e la consegna al portiere biancoceleste. 23esimo protesta l'Olimpia Agnonese che chiede la massima punizione per un intervento ai danni di Tankulic, Matina fa cenno che si può proseguire. Trascorrono 3 minuti, calcio piazzato dalla tre quarti per l'Agnonese, se ne incarica da Costa, pallone alto sopra la traversa, cresce il team di mister Di Rosa, lancio di Nicolopoulos, Amaia, eccellente stop a seguire che gli comporta però l'allungamento del pallone, Mercorelli si oppone alla conclusione, il Pineto si riaffaccia dalle parti di Caputo intorno al 36esimo, calcio da fermo di Bugaro, sfera che non sembra subire deviazioni, Matina assegna comunque il tiro dalla bandierina, non succede più nulla di rilevante fino al triplice fischio, un punto per parte, Olimpia Agnonese domenica contro la Vastese alle Civitelle, il Pineto invece deve preparare l'assalto prima al Campobasso e poi al Notaresco rispettivamente prima e seconda della classe.
Per il beach volley, un evento di prestigio in Abruzzo, una tappa del campionato italiano appunto di beach volley che si terrà domenica 11 luglio a Montesilvano nel tratto di spiaggia nel quale si tenne il Giova Beach Party, un colpo della FIPAV Abruzzo del presidente Fabio Di Camillo. Si punterà in quella circostanza anche sulla presenza della stella abruzzese del beach volley Paolo Nicolai. E questa anche l'opportunità di ricordare questa sera la trasmissione Pallavolée, il nostro settimanale dedicato al mondo della pallavolo con la conduzione di Sergio Zappalorto a partire dalle ore 21:30. E poi vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 23. Buona serata.